Allora, ho comprato 2 giorni fa su eBay questa radio CB PNI Escort HP6500 della PNI, prezzo 53 euro, compresa di spedizione, è arrivata in 2 giorni e adesso la apro, la monto e vediamo cos'è. Allora, una volta aperta, trovo le istruzioni. Vediamo se c'è scritto italiano da qualche parte. Metti a fuoco. Sì, c'è. Manuale utente, pagina 38. Non vedo l'ora. Io sono un amante delle istruzioni anche per cose semplicissime. Questo affare qui, che non so come si chiama in termine tecnico, è la mia prima radio CB. Mi hanno detto non spendere tanto nella CB, spendi tanto nell'antenna. E così penso di aver fatto. L'antenna l'ho comprata sempre lo stesso giorno, ancora non mi è arrivata. E vediamo. Datata anche di accendisigari, c'è il cavo per l'accendisigari, questo è un fusibile, questo è il gancio per attaccare il microfono, il mic, ecco, si chiama mic, l'avevo letto da qualche parte, e questa è la radiolina, che è davvero piccola effettivamente. Bella, comoda. Io la devo montare sulla Watts, spazio ne ho quanto ne voglio, però dico, la dovessi montare su un'altra auto, potrei infilare da qualsiasi altra parte in mezzo a mezzo ai sedili. Oh, guarda, vediamo cosa c'è qui. Qui invece che c'è? Questo è il cavo del mic. Ok. E allora, per il momento ho installato la radio CB, messa proprio qui sotto, è abbastanza stabile, in teoria dovrebbe tenere anche alle vibrazioni, anche se la Watts vibrazioni ne ha pochine. E allora, al momento sono in attesa dell'antenna, quindi ancora non l'ho collegata. Per ora è il collegamento così, tramite, si riesce a vedere. Dovrebbe avere ancora la plastichina. Vabbè, comunque c'è scritto qualcosa, ma non si riesce a vedere. Non lo mette a fuoco. Niente, non lo mette a fuoco, comunque ci sono delle scritte, qui si regola. E una volta montata l'antenna farò vedere il funzionamento. Ho collegato il mic. Il mic l'ho collegato con questo, con del biadesivo, il velcro. Dovrebbe tenere quello del Telebus, per intenderci, della 3M, per intenderci, dovrebbe tenere.